Era un uomo sulla quarantina, barba nera, fisico asciutto, sempre molto elegante. Si sapeva molto poco di lui e quel che si sapeva è che viveva per il suo lavoro. Passava intere giornate nel centro di igiene mentale a studiare, leggere, cercare di capire ciò che di più profondo ed incomprensibile risiede nella mente dei suoi pazienti. I suoi collaboratori lo definivano strano, per il suo modo di rapportarsi ai suoi pazienti, i cosiddetti pazzi, pazienti instabili e perché no, alcuni anche pericolosi. Perché strano? Perché li accoglieva sempre nel suo studio, senza che questi avessero alcun mezzo di contenzione, e lui invece sedeva di fronte a loro serenamente, senza barriere, solo gli occhi, solo la bocca. Ed era definito strano perché lavorava tutte le ore. Dopo aver studiato bene un caso, chiamava qualche suo collaboratore per farsi portare nel suo studio un paziente, anche in piena notte. Successe così quel giorno. Rimase nel suo studio tutto solo, con un fascicolo tra le mani. Molto tempo, secondo i suoi collaboratori. Si nutrì di sola camomilla e qualche biscotto al burro. Si allentò la cravatta, tolse la giacca e poi tolse anche la cravatta. Era pronto. Stava per incontrare il paziente di cui aveva letto tutto il giorno. Digitò un numero di telefono e disse ad un suo collaboratore di portare il paziente. Erano le 5:05 del mattino, del giorno meno 1 marzo 2160. La porta si aprì. Il collaboratore del medico lasciò il paziente sull'uscio della porta e subito la richiuse davanti a sé, lasciandoli soli. Il ragazzo, lasciato lì come un pacco senza indirizzo del destinatario, era un uomo di 30 anni. Subito disse: "Non ha paura di me. Perché mi ha tolto la camicia di forza? Non è a me che vuol fare del male, lei vuole fare del male a se stesso. Ma sono convinto che non farà del male né a me e né a lei", disse il dottore. Così lentamente il ragazzo si avvicinò alla scrivania del dottore e dopo averlo guardato a lungo negli occhi, si sedette. Scrivania di formica, grigia. Tutta la stanza era colorata di bianco, tutto molto freddo, e alle spalle del dottore una finestra, l'unica via di fuga da quell'ambiente intorpidito, freddo, glaciale. L'unica via di luce, oltre alla lampada sulla scrivania, e ad alcune altre sparse in modo disordinato nella stanza. Si continuarono a guardare negli occhi, ma non era come una bestia di un domatore. Era come un cielo e le sue nuvole. Le nuvole si distendono e prendono lo spazio che desiderano per poter piovere. E il cielo si rilassa, chiude gli occhi e lascia fare. Così improvvisamente piovvero parole dalla bocca del ragazzo. A me non è mai capitato, ma ha presente quando le entrano i ladri in casa e distruggono tutto lasciando alle pareti i quadri e gli specchi, che hanno comunque lasciato intatti solo perché hanno trovato prima la cassaforte? Ecco, così mi sento. Ogni quadro, ogni specchio, ogni sedia rotta, ogni vestito sul pavimento mi racconta, mi parla, mi ricorda. Il dottore e il suo cielo iniziarono ad abbracciare la nuvola, lentamente, dolcemente. Non che prima dell'incontro fosse nervoso o agitato, ma nel primo incontro c'è sempre qualcosa da mettere in gioco, intendo. Non sai mai come andrà, come finirà e se continuerà. È piuttosto euforia. Ecco perché i suoi collaboratori lo definivano strano. Noi lo definiremmo incosciente, semplicemente incosciente. Dottore, avrà già letto tutto sul mio conto. Mi hanno definito pazzo. Nessuno in questo posto ha mai proferito questa parola. Continua a raccontarmi cosa le è successo, lo interruppe il dottore. Il ragazzo riprese a parlare. Il suo nome
e un sussurro continuo nelle mie orecchie. E un urlo, un vento, e pioggia. Tuttavia non riesco a nominarlo. Il suo nome è sacro. Nominarlo è come chiamarlo. E non si può chiamare chi non c'è più ed è dappertutto. E allora diamo un nome fittizio a questa persona. Chiamiamolo qualcuno, disse il medico. La nuvola respirò, si distese ancora. E tutto quello che ho, è il cielo, è il mare, e le risate dei bambini che giocano, è una nuvola, è la pioggia, la neve, il sole e la luna. Ha capito, è tutto ciò che esiste. Lei in questo momento non sta parlando con me. Io non esisto più da quando qualcuno non c'è. Lei ha davanti a sé qualcuno. Lei sta parlando a qualcuno. Sì, sembra un corpo vuoto, senza forma, senza contenuto, senza nome, ma io so chi sono. Io sono qualcuno. Qualcuno è amore, amore puro, amore vero. Ma cos'è poi l'amore se non c'è più qualcuno? È tutto. Continua ad essere tutto ciò che resta, ma non c'è. Ci fu un lungo silenzio. Il dottore ne approfittò per prendere la parola. Ho letto che lei scrive poesie. Ho smesso da quando qualcuno non c'è più. Non le scrivo più le poesie. Io sono una poesia, di infinite parole, di infinite frasi, infiniti sussurri. Il ragazzo tradì una leggera emozione e abbassò il capo, ma il medico pensò di continuare come se nulla stesse accadendo. In fondo pioveva già da un pezzo. Lei è qui perché dei suoi vicini di casa la sentivano urlare. Notte e giorno. Hanno chiamato le guardie. Queste, entrando in casa sua, hanno trovato tutti i muri completamente ricoperti di scritte. Sono le sue poesie. Il ragazzo alzò il viso verso lo sguardo del dottore e provò un cielo limpido. Sereno, sentì il suo abbraccio, caldo. Anche se avrebbe voluto scaricargli folgori e grandine, sentì quell'abbraccio riscaldargli il corpo e rispose: sì, sono le mie poesie, le mie preghiere al cielo e i miei vicini infami. Loro non capiscono. Già, non capiscono. Può andare, disse il medico, mentre fissava gli occhi increduli e bagnati del ragazzo. Ma dottore, una cosa devo dirle ancora. Io non voglio farle del male, ma non voglio farle neanche a me. Non li ucciderò, non mi farò nulla di male. Voglio semplicemente vivere i miei giorni che mi restano come se ci fosse ancora qualcuno. In fondo il mio corpo è tutto ciò che ho. È come quella casa distrutta dai ladri. Sì, ogni fibra di abito, ogni brandello di mobili, ogni vetro rotto mi parla di qualcuno, completò il medico. Sì. È una casa distrutta, malconcia, ma i quadri e gli specchi che sono rimasti appesi a muro sono tutto quel che ho. Non mi daranno indietro nulla, ma non voglio rinunciare a questo poco. Per me è tanto, è tutto. Ecco, smise di piovere. La nuvola iniziò ad allontanarsi. Ed il cielo iniziò a sentirsi grande, potente e solo. Fu così che il ragazzo, prima di uscire dalla stanza, si girò l'ultima volta verso il medico che ancora lo stava guardando. Dottore, non mi salvi. Aprì la porta e la chiuse alle sue spalle. Il dottore rimase diversi minuti a fissare il vuoto. Era l'alba di un giorno nuovo. Un giorno che iniziò con delle gocce di pioggia sul viso. Pensò che non esisteva tanta differenza tra quel ragazzo che scriveva le sue poesie sui muri per poi innalzarle al cielo e lui che
e leggeva fascicoli, tentando di capire qualcosa. Qualcosa che è scritto tra le righe, nel bianco, tra gli spazi delle parole, tra i vuoti delle lettere. Il ragazzo cercava qualcosa che non troverà mai più. Lui cercava qualcosa che non ha mai trovato e che forse non ha mai cercato. È per questo che stette tanto tempo su quel fascicolo quella mattina, contrariamente alle altre volte. Non ci capì nulla. Fece l'amore col vuoto, con una sagoma disegnata su carta, ma che non aveva anima e che ora un'anima l'ha trovata in una nuvola leggera. Il cielo ebbe senso. Rimise la cravatta, vestì la giacca, si alzò sorridente dalla sedia. Con passi svelti uscì da quella bara bianca di latte in legno, andò in cerca del bacio sognato. Vengo a prenderti, sei davanti a me. Non sei più troppo distante, penso. Come non mi lascerai più. Passano